Ci stiamo ufficialmente avvicinando a Natalan e ce lo fanno anche capire i tre drip marketing che sono arrivati oggi, dei prossimi personaggi e i banner della 4.8. Vediamo tutto insieme. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi sono qui con voi per tornare sulle grandissime novità che stanno arrivando su Genshin Impact. In particolare oggi abbiamo gli anticipi per Genshin 5.0 e abbiamo poi i banner della prossima versione. Infatti, questo mercoledì arriva la prossima versione, l'ultima versione della serie 4, insomma la 4.8, con i banner che sono stati ufficializzati, mentre invece a fine agosto avremo l'arrivo della nuovissima regione con la 5.0. E quindi oggi cominciamo a vedere proprio questi tre personaggi che saranno i primissimi personaggi di Natalan che arriveranno con la 5.0. Ed eccoli qua, cominciamo proprio con tutti questi bellissimi tre personaggini che l'avete visti anche durante la fine della vecchia conferenza. E abbiamo Katrina, che viene visto come un personaggio di elemento geo. Prima di tutto vorrei far notare che la Hoyoverse ha cambiato lo stile grafico dei post che fanno per il drip marketing. Comunque Katrina, personaggio geo, guerriera dei Natatskayan, viene presentato come personaggio delle montagne. Infatti l'abbiamo visto, diciamo, rotolare tra i sentieri di Natalan. Viene visto come personaggio delle montagne che è molto forte come carattere, nonostante comunque sia una bambina, sia piccolina. La viene vista sia tra i sentieri della montagna, ma nel suo tempo libero va con gli altri figli nello studio, gli altri figli penso della sua famiglia, nello studio dove gli artisti registrano gli album musicali e ballano seguendo il ritmo. Ok. Un'altra cosa che è importante, che mi ha fatto notare, è quella che dice: non importa quante sconfitte debba affrontare nel pellegrinaggio del ritorno del fuoco sacro, Katrina si impegna sempre al massimo per rialzarsi. Se vi ricordate, il fuoco sacro l'abbiamo visto nel teaser che è uscito qualche giorno fa proprio riguardo Natalan. Personaggio molto piccolino, mi piace molto questo oggetto che usa come trivella, penso che sia quello che lei usa per scavare, saltare, insomma il suo oggetto personale. Dallo stile mi verrebbe da pensare che però non sarà un 5 stelle ma sarà un personaggio 4 stelle, perché non è uno stile estremamente ricercato, nonostante comunque abbia diversi dettagli che comunque rimangono su questa atmosfera tribale, così come sono anche per gli altri personaggi. Infatti poi abbiamo il nostro Kinich, che viene visto come un personaggio dendro. Questo è un personaggio dendro, quindi il nuovissimo personaggio dendro di Natalan. Possiamo vedere nella sua immagine questi personaggini pixel che abbiamo già visto l'altra volta. Molto interessante proprio questo sistema di olografico pixel, che chissà se poi verrà anche spiegato in qualche tecnologia di Natalan. Molto molto figa, ha un aspetto molto gaming. Comunque questo personaggio viene chiamato cacciatore del voltafuoco. Infatti nella sua descrizione in realtà viene visto come un personaggio che forse è un po' freddino, si fa pagare per le sue commissioni, assassino di draghi, il cacciatore di draghi, che viene visto male perché si fa ricompensare per le sue missioni. Alla fine è un lavoro, quindi. Però comunque viene visto come un personaggio forse un pochino chiuso. Lo stile di questo personaggio, come vi dicevo, è molto moderno rispetto a tutti gli stili che abbiamo visto finora su Genshin. Forse è un qualcosa che potremmo più legare a, ad esempio, Star Rail oppure ZZZ. Lo stile di questo personaggio è sicuramente più ricercato e quindi secondo me è un personaggio 5 stelle. Così come lo è anche l'altro personaggio, ossia la nostra Mualani, personaggio idro, viene vista come cacciatrice anche lei di onde gorgoglianti. Questo personaggio è sicuramente più solare di quello precedente, viene visto come un'esperta di guide, cioè lei ti sa guidare in tutta la zona di Natalan meglio di qualsiasi altro persona o animale presente in questa regione. Infatti viene vista come lei che riesce a sapere tutte le zone di Natalan, spiega qualsiasi cosa di questa regione, e in realtà lei stessa dice: in realtà tutti quanti conoscono i percorsi, il segreto sta nel partire nel momento più propizio, partire in un momento qualsiasi di cattivo auspicio. Diciamo che con questa descrizione a me vengono in mente anche i possibili ruoli di questi personaggi, perché un ruolo del genere di guida mi verrebbe da dire supporto, però essendo cacciatrice mi verrebbe da dire supporto DPS, mentre invece il personaggio di prima sicuramente DPS. Il personaggio invece iniziale mi verrebbe da dire che, essendo piccolina eccetera, un po' debolucce, potrebbe essere un supporto o anche lei
un supporto DPS. Questo personaggio qua, anche lei, ha uno stile molto ricercato, bello estivo, meno moderno rispetto a quello di prima, ma anche lei ce la vedo come un personaggio 5 stelle. Questi personaggi sono molto carini, sono curioso di vedere il loro gameplay, ma lo sapremo solamente nella prossima conferenza. Però intanto voi fatemi sapere cosa ne pensate e se pensate di prendere qualcuno di questi personaggi oppure risparmiare, perché poi vi ricordo che ci sarà l'Archon Pyro. E a questo punto andiamo a vedere quindi i banner della prossima versione, che invece arriverà questo mercoledì, ossia la 4.8 fase 1. Ci sono i due banner che prevedono, come sappiamo già, Navia e Nilou, ma adesso sappiamo che saranno accompagnati da Ningguang, da Kirara. E ragazzi, finalmente torna Cave, a quanto pare non è morto nelle segrete di Alai Dam, ma è comparso, il meme è finito, Cave è vivo ed eccolo qui nel banner. Per quanto riguarda il banner army, invece abbiamo le due armi 5 stelle, due personaggi, oltre ovviamente delle armi 4 stelle che non sono male, aggiungerei. Questi sono dei banner interessanti. Per quanto riguarda Navia, ragazzi, non mi soffermerò più di tanto perché la build è praticamente uguale a quella che c'è, che vi ho fatto già. Infatti vi lascio il link, andate a vedere il video, vi potete vedere la build lì e potete vedere come utilizzare il personaggio, con chi unirlo, quale team fare e quindi sapere come utilizzare al meglio Navia. Navia personaggio DPS che io ritengo molto forte, ovviamente potete farne a meno, ma avere una Navia nel vostro team vi permetterebbe di avere un gameplay carino, interessante, fatto di questi colpi sparati col suo ombrello. Discorso invece diverso per quanto riguarda Nilou. Il personaggio Nilou in realtà non è difficile da buildare, anzi per nulla, e l'unica cosa che io trovo il suo gameplay che forse è un po' scemo, nel senso che non dovete fare chissà che, non avete bisogno di chissà che grande build. Per alcune persone viene visto un personaggio di poca personalità, dipende dal suo punto di vista. Comunque questa build è facilissima. Come si usa Nilou? Nilou cosa serve? Nilou serve per fare il super bloom, cioè serve a potenziare il danno che noi facciamo tramite i crystal core, i dendro core. Cosa sono i dendro core? Voi fate acqua, dendro, generate dendro core. Quei dendro core quando esplodono fanno danno. Nilou permette di far sì che quel danno sia nettamente superiore. Per binare Nilou è facilissimo, quello che voi dovete riuscire a fare è fare una build tutta HP, HP percentuale nella Glessidra, HP percentuale nella Coppa, HP percentuale nella Corona. L'unica cosa, se nel caso in cui vorreste giocarla un po' più sul campo, potreste pensare di avere, di metterle eventualmente una Glessidra ricarica di energia, però in realtà il mio consiglio è fate tutto HP, più HP avete e meglio è, non avete il limite, raggiungete il limite più alto possibile, il valore più alto possibile e quello andrà sicuramente bene. In ogni caso, un po' di ricarica di energia vi consiglio di averla sui 140, ma poi dedicatevi tutto al IPS percentuale. Per la scelta degli artefatti potete fare due modi: o mettete sempre tutto PS, quindi due pezzi PS, due pezzi PS, oppure utilizzate il full set di Vorukasha, oppure potreste pensare di fare due pezzi di un full set di 1000 liti, nel caso in cui vogliate dare un ulteriore supporto al vostro team. Però la scelta migliore restano o i due PSPS oppure il full set Vorukasha. Per quanto riguarda le armi invece che potete dare a lei, ragazzi, come armi 5 stelle non è che ce ne siano molte, perché o le date un'arma, la sua arma, la chiave di Kaijun Sut, che le permette di avere un boost di PS percentuale altissimo, oppure non è che ci sia molto altro, perché armi offensive non vi servono. A quel punto potreste eventualmente optare per la Freedom Sworn, l'arma di Kazuha, che vi dà massia elementale, perché nell'utilizzo nel suo team potrebbe essere utile. Però il mio consiglio a questo punto, se non avete la chiave di Kaijun Sut, è quello di andare sulle armi 4 stelle. Perché con le armi 4 stelle invece potete pensare, ci sono delle armi che danno PS percentuale, come ad esempio l'aiutante del porto. L'aiutante del porto vi permette di dare PS percentuale a Nilou, e quindi quella già va benissimo. Altrimenti armi con ricarica di energia, che sono, come nel caso di questo banner, la Xiphos, quell'arma va benissimo, perché vi dà massia elementale, ricarica di energia, ma va bene anche ad esempio la Sacrificial, sempre in caso di massia elementale può andare bene la spina di ferro. Quindi queste sono più o meno le armi che vi vado a consigliare su questo personaggio. Per quanto riguarda la scelta dei team, facciamo finta che Shayun sia Nilou, perché non ce l'ho. Potete fare pochi team in realtà. Quello che voi dovete avere è doppio Hydro, doppio Dendro, super giù. Quindi ad esempio, come doppio Hydro, se pensiamo al premium, potresti avere Yelan e Kokomi, quindi questi due personaggi insieme. Quindi ad esempio o Nilou con Kokomi, oppure Nilou con Yelan, oppure Kokomi e Yelan. Se però fate due Dendro, a questo
questo punto il dendro potrebbe essere Naida, e ad esempio se vi serve uno scudo o un healer potrebbe essere Baizo. Se nel caso in cui non avete Baizo potreste pensare anche a Yao Yao. Se invece volete fare triplo Hydro, allora a questo punto anziché avere uno di loro due, io vi lascio, se avete Naida lascerei Naida, se invece non avete Naida a quel punto potreste mettere anche un altro Hydro che può essere appunto Xinchu oppure Yelan. Per quanto riguarda invece i 4 stelle potreste utilizzare Xinchu, potete utilizzare Barbara assolutamente. Per i 4 stelle invece Dendro, come vi dicevo, ci sta il Traveler Dendro, ci sta Collei, ci sta Yao Yao, quindi avete anche Kirara che vi dà lo scudo, avete una scelta. L'importante è che siano questi, cioè che siano Hydro e Dendro, perché quello che voi dovete fare è generare questi Dendro Core e utilizzare le sue abilità per far sì che l'esplosione sia molto più forte. Come si va a sfruttare questa abilità di Nilus? Tramite il suo talento passivo. Il suo talento passivo permette di creare dei Dendro Core che non si chiamano più Dendro Core, ma sono tipo dei Dendro Core speciali che faranno più danno. Questa passiva dà praticamente uno stato al team. Durante questo stato i personaggi hanno l'Elemental Mastery aumentato. Questi Dendro Core sono dei Dendro Core particolari e quando esplodono faranno più danno. Quindi, come dicevo, l'utilizzo di Nilou è quello di potenziare il danno del Bloom. E parlando dei 4 stelle presenti in questi banner, parlare proprio di Kirara, perché Kirara in realtà cade anche a pennello per andare insieme a Nilou. Kirara infatti è un personaggio che vi permette sia di fare di essere DPS oppure di essere supporto per lo scudo, utilizzabile in entrambi i modi all'interno del team con Nilou. Se vi serve solamente uno scudo, quindi vi serve solamente per dare uno scudo a Nilou e tutto il resto del team, allora vi conviene buildarla anche lei tutta PS percentuale la Clessidra, Coppa e la Corona, mentre invece la Clessidra potrebbe anche essere ricarica in energia, così che potrete ricaricare velocemente il vostro ripudio. Se invece la volete utilizzare come DPS, allora è ancora più semplice, tutto maestria elementale, poi vabbè la semplicità dipende da quanto siete fortunati con gli artefatti. La build è più o meno la stessa di Nilou, cioè come arma 5 stelle le potete dare la chiave di Kajun Isut, come armi 4 stelle o PS percentuale, o maestria elementale, o ricarica di energia, dipende da come la state utilizzando. La stessa cosa riguarda i set di artefatti. Se la state utilizzando come scudo, allora potreste dare sia il full set 1000 liti, oppure il Vorukash, oppure fare due pezzi di Vorukash e due pezzi 1000 liti. Se però la state utilizzando come DPS, quindi state boostando maestria elementale, a quel punto i set sono due. Come singolo dendro, bel bosco profondo e state a posto, altrimenti la potete buildare col fiore del paradiso perduto che vi permetterà di sfruttare il bloom. Il team con Nilou è molto semplice, come vi dicevo prima, lì dove vi serve il personaggio dendro ci mettete lei e sta a posto, sia per quanto riguarda come supporto, sia per come se vi serve come DPS, quindi in entrambi i ruoli la mettete in quel team e sta a posto. L'unica cosa è che uno sarà fuori dal campo, l'altra sarà in campo, questa è la differenza. Ming Wang invece il suo ruolo è quello di un DPS, è un DPS Geo che utilizza il catalizzatore come arma. Questo personaggio per essere usato bene vi consiglio di provare a ottenere la C2 o ancora meglio la C6, così è completa al 100%. Personaggio che come appunto buildato da DPS ha bisogno di statistiche offensive che non sono difesa, sono attacco percentuale, tasso da crit, danno da crit, anche un po' di ricarica di energia. Queste statistiche vi permetteranno di ottimizzarla al meglio. Va giocata utilizzando un po' tutte le sue abilità, quindi sia la skill, la bars e gli attacchi normali, importante, una classica attacco percentuale, una coppa geodamage, una corona, tasso da crit, danno da crit. Per quanto riguarda la scelta degli artefatti, avete il set, l'ultimo set che uscì per Navia, quel set là va benissimo perché vi permette di avere il bonus sull'attacco e sul geodamage, altrimenti potete dare un classico pietra arcaica oppure fare un mix tra gladiatore e pietra arcaica, quindi così avete anche due di attacco, due di geodamage. Per quanto riguarda invece la scelta delle armi, bene, qui avete insomma una scelta offensiva, quindi qualsiasi arma che vi permetta di avere danno da crit, tasso da crit, attacco percentuale, come ad esempio l'Atlante Celeste, va benissimo. Ciò vale anche per le armi 4 stelle, quindi ad esempio un'ottima arma è il Sinfonia Errante, che va sempre bene, ma potete scegliere anche di darle per la solare se la prendete
dal Battle Pass, oppure potete dare tantissime altre armi offensive come le fiabe di Dodoko e così via. Essendo un personaggio che è un DPS, quindi va giocata in team in cui lei il ruolo da DPS, quello che vi consiglio è di utilizzarla con ad esempio doppio geo, che può essere Zhongli per esempio, quindi potete fare ad esempio un team così, Ningguang con Zhongli, potreste inserire un personaggio come ovviamente Bennett e un altro personaggio off-field che potrebbe essere uno Xingqiu, una Yelan e così via, quindi un team del genere potrebbe funzionare tranquillamente. Se non avete Zhongli, ad esempio avete Albedo, potreste anche mettere Albedo, o perché no, se ce l'avete, potreste anche inserire a Chiori all'interno di questo team. Potete anche pensare di fare doppio Pyro, quindi al posto di Yelan, quindi aumentare anche l'attacco, quindi al posto di Yelan potreste ad esempio inserire un personaggio pyro come può essere ad esempio Shaling, che ora non vedo ma dovrebbe essere qui da qualche parte, dove cacchio si trova, eccola qua, quindi fare un team del genere. E poi abbiamo il ritorno del figure prodigo, questo personaggio che tutti volevano ma non si è capito che fine avesse fatto, è tornato Cave, personaggio 4 stelle dendro con lo spadone. Questo personaggio ha un ruolo che comunque è legato al bloom, quindi all'esplosione di questi dendro core, perché anche lui va a sfruttare questa meccanica e potete utilizzarlo o come DPS o come driver. La differenza qual è? È che come DPS tutto Elemental Master, ricordatevi sempre bloom DPS Elemental Master, mentre invece driver, quindi più sul campo, quello che dovrà effettivamente poi fare tutto il resto, sarà maestria elementale, dendro damage sulla coppa, tasso da crit, danno da crit per quanto riguarda la corona. Nel secondo caso, quindi nel driver, vi consiglio di dare priorità nelle statistiche secondarie alla ricarica di energia, mentre invece nel primo caso maestria elementale e poi tutto il resto. I set per questo personaggio che io vi consiglio sono 3. Il primo è il fiore del paradiso perduto, che come abbiamo visto anche per Kirara DPS vanno benissimo, altrimenti o avete il bosco profondo oppure va benissimo anche un full soni dorati, che tanto vi dà un boost di maestria elementale e state a posto. Per la scelta delle armi, in realtà io non vi consiglio armi 5 stelle perché non è che ce ne siano tante, cioè potete dare l'arma di Deia, però a parte quello, insomma, io vi direi di dedicarvi alle armi 4 stelle, in particolare se avete quest'arma, che però era un'arma evento, quindi se non l'avete non la potete trovare. Quest'arma qua, perfetta per lui, messa elementale anche per le statistiche secondarie, molto buona, altrimenti potreste pensare o a un'altra arma che mi sa che io non ho attualmente, che è l'acqua marina, altrimenti messa elementale avete anche il Fendiluvio, altrimenti avete Gloria della Foresta, ricarica di energia, oppure se vi servono armi offensive per il tasso da crit o danno da crit, ci abbiamo anche la spada d'osso di serpente oppure la grande lama di rupe nera, quindi questo dipende dal ruolo che gli date, o ricarica di energia massa elementale o in caso di driver danno da crit, tasso da crit, semplice. Questo personaggio viene sfruttato principalmente per il suo tipo di elementale, che sarà importantissimo perché sarà quello del suo effettivo utilizzo insieme anche ai suoi attacchi normali. Però se lo utilizzate solamente nel bloom, in realtà basta solamente il tripudio e basta, perché sarà quello che servirà a far esplodere dentro core e fare il danno. Anche per quanto riguarda le costellazioni, in realtà vi basta la C1, poi se riuscite a aumentare ancora di più, meglio ancora, ma se riuscite ad avere la C1 state a posto. Per quanto riguarda la scelta del team con questo personaggio, torniamo come prima per quanto riguarda Nilou più o meno. Vi consiglio un altro personaggio dendro insieme a lui, quindi ad esempio se avete Nahida, sicuramente Nahida, ma potreste utilizzare Baizu, potreste utilizzare Kirara, potreste utilizzare anche Yao oppure il Traveler dendro, insomma comunque doppio dendro. Il resto può essere, deve essere, un personaggio hydro, che può essere Yelan, Kokomi, Xingqiu e così via. E poi potete andare o di secondo hydro, quindi fare solo bloom, oppure sfruttare le reazioni sia di Aggravate, sia di Hyperbloom, sia di Burgon, e quindi inserire o un personaggio Electro oppure un personaggio Pyro. Nel caso di Burgon, per esempio, potreste inserire Toma, che è perfetto in un team Burgon. Infine, il banner delle armi. Sono due armi molto buone, perché una è la Verdetto, che è l'arma di Navia, e l'altra è l'arma di Nilou. La Verdetto è un'arma che vi dà un aumento del tasso da crit, ma anche dell'attacco percentuale. Però è un'arma che per sfruttare, diciamo, l'abilità passiva ha bisogno della cristallizzazione. La cristallizzazione, quella che la sfrutta di più, è proprio Navia. Quindi la potete utilizzare anche per altri personaggi che utilizzano lo spadone,
ma per sfruttarla al massimo dovete darla a Navia, quindi se pullate Navia, perfetta, altrimenti valutate. Mentre invece la chiave del Kajuni Suit è un'ottima arma per tutti quei personaggi spada che utilizzano IPS percentuale, quindi non solo Nilou, ma ad esempio anche Kirara, ad esempio anche Furina. Ricordate che quest'arma, se vi serve, la potete dare anche a Layla, che più aumentate i suoi IPS, più è forte il suo scudo, quindi là, ottima scelta. Per quanto riguarda invece Kukishinobu, diverso, perché lì in realtà la cosa migliore è farla full elemental mastery, quindi la chiave del Kajuni Suit potrebbe non essere la scelta migliore. Quest'arma infatti vi dà un grandissimo boost di PS sia per la statistica principale ma anche nella passiva, perché la passiva vi aumenta ulteriormente i PS e in base ai PS vi aumenta anche la massa elementale, perciò vi dicevo su Kukishinobu potrebbe funzionare perché in base ai PS aumentate la mastery, ma a questo punto aumentate solo mastery, state a posto. Per le 4 stelle in realtà vi devo dire che non è male, perché 3 armi su 5 sono davvero buone. Per quanto riguarda questa qua, la non mi ricordo in italiano come si chiama, quest'arma qui è molto buona, soprattutto se volete dare personaggi come Tartaglia oppure Yuemiya. Mentre invece la lancia, che è la Dragon's Bane, è molto buona per personaggi come Utao, come Shelling, lì dove però vi serve maestria elementale, che non ce l'avete abbastanza tramite gli artefatti. Un'altra arma buona è quella del Chiarore di Scifos. Quest'arma, ragazzi, soprattutto per personaggi come Kazuha, quest'arma qua è ottima e difficilmente esce nei banner, si vede davvero pochissimo, non si vedeva da una marea di tempo, quindi il mio consiglio è, se vi trovate a pullare sul banner delle armi, provateci, perché se vi esce il Chiarore di Scifos ce l'avete ed è perfetta per tanti personaggi. Mentre invece per quanto riguarda l'occhio e la Debel, insomma, non sono armi chissà che, quindi però non vanno a dare un lato troppo negativo a questi banner. Questi banner infatti secondo me non sono male, ma sono sicuramente evitabili, soprattutto in questo momento, soprattutto sapendo cosa arriverà anche nella seconda fase e poi dalla 5.0 in poi, quindi seconda fase con nuovo personaggio Emily, 5.0 con Nathan in tutti i personaggi, dovete capire cosa volete. Se vi servono questi personaggi perché non avete DPS, perché volete provare il Bloom, eccetera, allora assolutamente sono validi, sono forti. Però se avete già diversi DPS, se avete già dei team già creati e soprattutto avete un PD basso, poche primogemme, quindi il consiglio è risparmiate per la 5.0 in poi, allora è cosa buona e giusta aspettare. Però prendete una decisione, perché in realtà i banner non sono male e se pullate in questi banner avete degli ottimi personaggi e delle armi che vi troverete, quindi pensateci bene. Banner delle armi che però io pullerei solo nel caso in cui pullate anche nel banner personaggi, altrimenti per quanto sia un buon banner lasciate perdere. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi banner, se pullerete, se aspettate la prossima fase o andate dritti verso Nathan. Fatemi sapere cosa ne pensate dei personaggi che abbiamo visto prima. Noi ci vediamo qui con i prossimi video, mi raccomando lasciate l'iscrizione, attivate la campanellina così non vi perdete i prossimi video, ci vediamo anche live su Twitch dove passiamo le serate insieme e poi vi aspetto anche sugli altri social come Instagram e TikTok. Grazie mille e al prossimo video, ciao!